Nuovi tesori, allora, questo trucco scuro, forse troppo scuro, me ne sono accorta video facendo, insomma. Ho trovato questa foto, una foto di questo trucco, o almeno una cosa simile su internet, e mi è piaciuto tantissimo, soprattutto per il colore che usava sulla palpebra mobile. Io ho cercato di riprodurlo il più fedelmente possibile. So che non è un trucco adattissimo per la primavera o per l'estate, comunque per la stagione che sta arrivando, però ecco, oggi mi è andato di fare un trucco scuro, e secondo me, però, tenetelo di conto soprattutto per chi ha gli occhi o molto chiari o molto scuri, perché secondo me sta molto bene, perché gli occhi scuri li rende molto più intensi, più profondi, mentre gli occhi verdi o gli occhi azzurri li mette in risalto in una maniera incredibile, credo. Quindi sbizzarritevi, provateci, ma che vi frega, anche se è primavera possiamo usare comunque colori scuri. E niente, io spero che vi piaccia, vi lascio le foto, il tutorial, vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao ciao! Ho già applicato sotto l'occhio una base, ho usato quella della Essence, sto andando a prendere una matita nera, io uso la I Love Rock della Essence, e la vado a mettere su tutta la palpebra mobile, anche qui sotto, e lasciando però libero l'angolo interno. E poi la vado a sfumare con questo pennellino della Essence. Sì, adesso vado a prendere un pigmento della Mineral We Work For You e vado a prendere lo 003, che è un rossiccio che ho già usato in vari tutorial. Questo qui, io adoro questo pigmento, è un colore molto particolare ma veramente bellissimo, me ne è caduto un po'. E lo vado a mettere a picchiettare sopra la palpebra mobile con un pennello semplice da ombretto. Lo metto anche nella rima inferiore, però solamente diciamo fino a qui, diciamo all'inizio, e arrivo fino a metà occhio, perché di qua andremo a mettere un altro colore. Orientativamente, ecco, regolatevi un po' così. Adesso vado a prendere un ombretto della Kiko, aspettate, l'ho rimesso a posto. Vado a prendere il 92, che è questo marrone abbastanza. Aspettate, eccolo. Questo marrone bruciato senza glitterini. E lo vado a prendere con il 217 della MAC, questo qui, un po' sporco, lo devo lavare. Dove sta scritto? Eccolo. E lo vado a mettere nell'angolo esterno, quindi nella parte più esterna dell'occhio, quindi lo metterò qui. Do la mia forma e lo porto anche verso l'interno, sfumando, sfumandolo con il rosso, diciamo. Lo vado a mettere anche prendendolo di punta qui sotto, sempre nell'angolo esterno. Vado a prendere un nero opaco, io uso sempre questo della Essence, che è il Newcomer, e lo vado a mettere sempre con il pennellino della Essence, quello che abbiamo usato prima, proprio nell'angolo esterno per dare un po' più di profondità. E con il pennello, quello della Kiko, do una sfumata generale. Con un pennello grande vado a prendere il bianco, questo qui della Essence sempre, ne prendo un pizzichino proprio poco poco. Vado a mettere qui sotto l'arcata sopraccigliare per illuminare. Nell'angolo interno, nella parte inferiore, vado a prendere questo ombretto della Catrice, che è il Made to Stay Long Lasting Eyeshadow, lo 060, questi cremosi, insomma, che è il Jennifer's Gold Rush, che è questo verde con i riflessi dorati, bellissimo. E lo vado a prendere con questo pennellino piccolo della H&M e lo vado a mettere qui nell'angolo interno inferiore. E poi vado a prendere questo, ecco,
Questo Color Shine della Essence, che è il 13 Jungle Fever, uno degli ultimi credo, che è questo verde militare con dei riflessi dorati e delle venature rossicce fucsia. Vado a prendere soprattutto il verde e il dorato, quindi lascio stare la parte fucsia, e la vado a tamponare sopra l'ombretto cremoso per dargli più luminosità e anche per fissarlo. Se vedo che il colore, questo rossiccio è un po' sbiadito, ne vado a riprendere poco poco con il pennello e lo vado a ripassare sopra. Allora, come liner vado a usare questo, il solito della Essence, ormai sono abbastanza ripetitiva, con il solito pennello della Essence lo metto, faccio una riga sopra abbastanza sottile e lo metto anche all'interno. Ok, mascara vado a mettere quello della Debby e quello della Kiko. Faccio prima questo Debby e poi Kiko. Ok, il trucco degli occhi è finito, passiamo a fare la base, blush, rossetto. Ah, rieccoci qui, adesso andiamo a fare una spolverata di terra su tutto il viso e vado a usare questa della Sun Club con un pennellone grande. Come blush vado ad utilizzare queste perle illuminanti per la sera di Bottega Verde, che non sono perle morle spappolate, ma comunque erano perle qualche tempo fa. Le vado a mettere con un pennello semplice da blush, questa è della Royal, e vado a mettere queste perché sono molto chiare, color carne quasi, però danno qualche riflesso, non so come mettere i capelli oggi. Panico, vabbè, insomma, passatemi. Spolverata di cipria, io non trovo più il mio pennello da cipria. Comunque vabbè, andiamo a metterlo, oddio, questo della terra. Sulle labbra, andrei a mettere qualcosa di luminoso. Proviamo un nude, che dite? Provo il 52 in the nude dell'Essence, forse questo. Mi sa che questo è quello meglio. Cioè, guardate come l'ho ridotto, poverino. Perché mi serviva un pezzo per crearmi un rossetto. In qualche tutorial l'ho fatto, forse. Vabbè, sciogliamoci i capelli. Vabbè, insomma, ragazzi, questo è il tutorial. Non so se vi può piacere, perché è un trucco abbastanza particolare. Cioè, forse non adattissimo per queste giornate. Mi dovrei sbizzarrire un po' di più con i colori, forse. Però, vabbè, spero che comunque lo teniate di conto per questo autunno, il prossimo autunno. E speriamo ci metta un bel po' ad arrivare, perché adesso mi voglio godere la primavera e l'estate. Quindi, vi mando un bacione al prossimo tutorial o video. Ciao, ciao!